Un ben ritrovato ai nostri cari telespettatori. Tra poco ci occuperemo della provincia, dell'amministrazione provinciale di Alessandria, che, tutte, come tutte le amministrazioni provinciali italiane, dalla mezzanotte di ieri non esiste più. Intanto. Ah, c'è il servizio, perfetto. Allora lo, lo, possiamo, lo possiamo vedere insieme. C'era una volta la provincia, 150 anni sono tanti per depennare un ente che per molti, soprattutto per il governo, era un peso insostenibile tanto da dover dare una drastica sforbiciata alle cosiddette amministrazioni di mezzo, collocate tra comuni e regioni. Alla mezzanotte Palazzo Ghilini è diventato un ente di secondo grado e oggi alle 15.30 ci sarà la nomina dei componenti della nuova giunta provinciale e l'attribuzione delle relative competenze per ciascuno. Fino alla fine dell'anno tutti, vale a dire presidenti e assessori, lavoreranno gratis, quindi è logico che la loro presenza sarà garantita solo nel tempo libero. Proprio per questo la nuova giunta sarà allargata, tanto da permettere di coprire tutti i servizi. Ci saranno i soliti nomi che tutti conoscono, a partire da Paolo Filippi con Gianfranco Comaschi, suo vice, e poi Graziano Moro, Lino Rava, Carlo Massa, Giovanni Barosini, ex presidente del Consiglio, Vincenzo De Marte, Raffaele Breglia, Dario Gemme e Cristina Mazzoni. E poi c'è la new entry come Ernesto Berra, ex sindaco di Cimiano. Un ente di varia asta, commissariata dallo Filippi, in attesa del 30 settembre, quando saranno indette le elezioni, che formeranno gli organi della nuova provincia, la quale sarà formata da un presidente, dal consiglio e dall'assemblea dei sindaci. I membri passeranno da 16 a 10 in base al numero della popolazione e resteranno in carica due anni. Il 31 dicembre invece Filippi e i suoi assessori si occuperanno solo di ordinaria amministrazione e saranno i sindaci della provincia ad eleggere il nuovo presidente sulla base delle nuove regole statutarie. Un grande rammarico perché amministrato in tanti anni è un grande caos riguardo al futuro delle province, le quali, secondo lo stesso Paolo Filippi, saranno oggetto di una drastica riorganizzazione che, oltre agli utenti, andrà soprattutto a penalizzare i piccoli comuni, di certo non importanti come i grandi centri, e riguarda un ipotetico peso decisionale. Il tutto per un risparmio statale calcolato sulla base del 4%, ben poca cosa come tuonano da tempo da Palazzo Ghilini. Ma polemica a parte sta di fatto che un pezzo della storia italiana sulla base del decreto del Rio, fautore di questa epocale riforma, si sta chiudendo per lasciare spazio a un'incognita che al momento si porta presso solo un grande punto interrogativo. Palazzo Ghilini è uno dei più imponenti palazzi della città di Alessandria. In stile barocco piemontese deve il proprio nome al suo committente, il marchese Tommaso Maria Ghilini, che lo fece edificare nel XVIII secolo. Nel 1869 il Consiglio Provinciale di Alessandria acquistò lo stabile destinandolo ad uffici della provincia e della prefettura. Nel corso degli anni sono stati tanti i presidenti che si sono succeduti e una grande targa ne elenca i nomi e gli anni. Oggi quello di Paolo Filippi sarà l'ultimo nome che comparirà nella lunga era delle amministrazioni. È la fine di una storia, discussa, utile o sprecona, a seconda delle opinioni. Ma ogni fine si porta appresso anche un po' di tristezza, ma speriamo non la confusione di un nuovo ente, pur secondario, che alla fine non farà risparmiare nessuno e che non porterà nessun servizio, in primis le strade e le scuole, essenziali per una società civile. La Guardia di Finanza di Alessandria ha celebrato il 240° anniversario della fondazione del corpo. Durante la manifestazione il comandante del gruppo ha reso nota l'attività svolta nei primi cinque mesi dell'anno, 29 milioni di euro che sono la cifra scoperta relativa all'evasione fiscale e tra i denunciati anche 8 falsi poveri. Franco Capone noi riusciamo a trovare sempre delle, delle persone fisiche o delle società che eh, o sono totalmente sconosciute al fisco oppure hanno la partita IVA, ma per alcuni anni non dichiarano no, i redditi percepiti. Eh, I furbi ci sono sempre. E il colonnello Antonio Borgia, comandante della Guardia di Finanza della provincia di Alessandria, che ieri nella ricorrenza del 240 anniversario della fondazione del Corpo delle Fiamme Gialle, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta in questi primi cinque mesi dell'anno che ancora una volta ha evidenziato il duro lavoro svolto dal comando gruppo di Alessandria Tortona dai comandi di Casale Valenza Acquiterno e Novi Ligure. Il dato più significativo è quello relativo ai reati tributari, 25 le persone denunciate alla magistratura, 28 evasori totali, 66 i lavoratori regolari di cui 34 in nero. In 5 mesi abbiamo, siamo riusciti eh, a segnalare all'Agenzia delle Entrate oltre 29 milioni di euro di redditi sottratti e 5 milioni di, di IVA. E sono dei dati parziali naturalmente perché stiamo lavorando con... Con moltissime ispezioni fiscali e anche attività di polizia giudiziaria, che poi eh, acquisiremo ai fini fiscali con l'autorizzazione del magistrato. Per le imposte evase, la Guardia di Finanza ha avviato le procedure per ottenere con il sequestro dei beni oltre 2 milioni e 100 mila euro. Nella lotta all'abusivismo e alla contraffazione, tutti fenomeni che ledono gravemente le regole della concorrenza e l'attività degli onesti operatori, l'attività svolta dalle fiamme gialle ha portato al sequestro di oltre 133.000 prodotti contraffatti o pericolosi. Inoltre, lo stesso settore operativo, oltre alle attività investigative, ha portato alla scoperta di otto falsi poveri che attestando falsamente un basso tenore di vita hanno indebitamente beneficiato di prestazioni sociali agevolate. Infine la lotta alla mafia. Una persona che è risultata collegata all'andrangheta per la quale sia la Guardia di Finanza unitamente a Polizia e Carabinieri hanno lavorato e stanno ancora lavorando, che ha dato luogo a una misura di prevenzione con, appunto nei confronti antimafia. E... Alessandria, al di là della presenza probabile di, di, di altri... Soggetti collegati alle criminalità, in questo momento vive un, un momento particolarmente felice per quanto riguarda anche la collaborazione tra forze di polizia. Noi siamo molto uniti, c'è uno spirito molto eh, favorevole a, a, alla collaborazione e che ci porterà lontano probabilmente con le investigazioni che abbiamo in atto. Futuro incerto per il gruppo Paglieri di Alessandria. Ieri si è tenuto il Consiglio di amministrazione del prestigioso brand, leader nel campo della profumeria e del benessere. A oggi la situazione resta delicata a livello di rapporti tra i due rami della famiglia. Si parla di acquisizione di rinvii, ma nel frattempo si è discusso anche di ristrutturazione. Un punto quest'ultimo che i sindacati hanno ritenuto essere spiegato in modo troppo vago dai vertici paglieri. Proprio in queste ore sono state convocate assemblee in fabbrica per parlare di questa fase e fare il punto sulla produzione. Ancora un gesto di generosità tortona ha dato speranze ad altre famiglie provate. Dalla malattia, una donna di 81 anni di Avolasca, ricoverata il 22 giugno scorso per emorragia cerebrale nell'ospedale tortonese, è deceduta per morte encefalica. Grazie al gesto altruistico dei familiari che hanno espresso il loro consenso, è stato possibile procedere con il prelievo del fegato ad opera dell'equipe del dottor Salizzone dell'ospedale Molinetti di Torino e quello dei reni a opera invece dell'urologo del Santi Antonio e Margherita, dottor Silvio Pallotti. Questo atto di solidarietà ha salvato la vita ad altri pazienti in attesa di un organo. La procura della Repubblica di Bolzano non ha ancora rilasciato il nulla osta per i funerali dell'Alessandrino Marco Sabino, 40 anni, da qualche tempo residente a Novara, deceduto in un incidente stradale nei pressi di Bressanone. Marco Sabino in sella alla sua moto per cause in fase di accertamento ha tamponato una vettura che lo precedeva, perso l'equilibrio della moto, è caduto sull'asfalto ed è stato in investito da un atto che stava arrivando. L'impatto è stato mortale, all'obitorio di Bressanone si è recata la sorella della vittima, Barbara Sabino, che abita ad Alessandria, titolare di una serie di negozi, che si chiama Cose Così, la quale ha fatto sapere che una volta ottenuto il nulla osta, la salma del fratello per volere della famiglia sarà trasferita ad Alessandria. Non esce mai dalla sua tenuta agricola e per una volta che lo fa per andare a un matrimonio gli rubano le mucche. L'episodio si è verificato a Ferrere nell'Astigiano dove un allevatore è stato derubato di cinque capi di bestiame e di una cisterna di gasolio. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, i quali non escludono che dietro al furto ci sia un basista vista l'anomalia della situazione. L'allevatore infatti non ha Abbandona mai le sue bestie, combinazione, l'altro giorno non c'erano neppure i suoi vicini, tutti invitati alle nozze di un conoscente. I ladri si sospetta abbiano agito con un furgone per caricare i capi di bestiame e, forse, disturbati da qualcosa, non sono riusciti a fare razzia. La comunità di Alessandria chiede che le suore dell'asilo Monserrato restino nella struttura che si trova nell'omonima piazzetta. È stato il sindaco Rita Rossa a recarsi all'Ispettorato Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice dove ha incontrato l'ispettrice vicaria suor Fernanda Salusso e la responsabile economa suor Nanda Filippi per chiedere una proroga di un ulteriore anno della permanenza delle suore salesiane. Il primo cittadino ha sottolineato il ruolo avuto dalle religiose per la conduzione di una struttura che non è solo educativa, ma che rappresenta un punto di coesione sociale e di supporto per tutto il quartiere. Hanno saputo dare vita a un progetto, ha detto, che non si è fermato all'educazione dei bambini, ma si è sviluppato a tutto campo, coinvolgendo famiglie, realtà associative e di volontariato. Le responsabili regionali delle figlie di Maria Eusiliatrice hanno affermato di comprendere apprezzamenti il lavoro svolto da suor Renata, suor Adele e suor Bruna, ma che il periodo di proroga è già scaduto lo scorso anno. Dopo la dilazione accordata negli ultimi 12 mesi, oggi le regole della congregazione non permettono ulteriori slittamenti. Da lunedì prossimo anche le coppie conviventi di Alessandria non saranno più discriminate. La città capoluogo di provincia si è infatti adeguata agli oltre 200 comuni italiani che riconosce anche in chi non è sposato i diritti di competenza amministrativa. Sentiamo. Sarà attivo da lunedì 30 giugno il registro delle unioni civili del Comune di Alessandria. Le coppie che sono interessate ad avvalersi di questa nuova opportunità approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 19 maggio potranno rivolgersi alla direzione servizi alla persona per ricevere le informazioni necessarie e ritirare il modulo di iscrizione al registro. Con questa scelta, dichiarato l'assessore all alle pari opportunità Mauro Cattaneo, il Comune di Alessandria si unisce ai già oltre 200 comuni italiani che hanno deciso di dotarsi di uno strumento che consente alle coppie di conviventi di non essere discriminate rispetto alle coppie unite in matrimonio, relativamente ai servizi e alle funzioni di competenza del Comune. Per chiedere di essere iscritti al registro delle unioni civili, i componenti della coppia dovranno presentare contestualmente una domanda in cui dichiarino di essere residenti nello stesso nucleo familiare e di essere uniti da vincolo affettivo. Costituiscono impedimento al riconoscimento dell'unione civile l'essere ancora vincolati da parte di uno dei componenti della coppia da matrimonio o unione civile con l'altra persona, oltre che l'esistenza di vincoli di parentela, affinità e adozione tra i due richiedenti. Resta comunque nostro auspicio, ha proseguito l'assessore Mauro Cattaneo, che questa materia sia al più presto regolamentata da una legislazione nazionale, come ha recentemente dichiarato il Presidente del Consiglio. Arrivano dalle colline acquesi lamentele per lo stato di degrado della stazione degli autobus di Acquiterme. Maurizio Silvestri ha interpellato una signora che si è fatta portavoce di una situazione, a suo dire, di grande abbandono. Tre minuti con. Allora, Questi tre minuti noi li dedichiamo a Montaldo, ma quello che state vedendo non è Montaldo ma è Carpeneto. È, da, è, la, bellissima, è la bellissima vista che abbiamo qua da Montaldo e grazie alla nostra... Eh, diciamolo, come ti chiami? Come ti chiami? Rosa, allora, grazie a Rosa che ci ha chiamato qui eh, per parlare di una cosa che non c'entra come posto, però dobbiamo metterlo in risalto. Allora Rosa, noi abbiamo eh, ricevuto la tua telefonata e dici io, io vorrei, che parlate un po' a sta gente, soprattutto ad Acqui Terme perché hai preso il treno a tu. Il pullman il pulma, il pulma il treno Montaldo non ha. Hai preso il pullman ad Acqui e hai visto questa stazione? Che Rosa mi dice: Una volta Acqui, la stazione passi di acqua. Ma, così dal centro. Io andavo a scuola dalle Era francese. Sinceramente. No, c'era pulizia poi se c'erano i fiori, non mi ricordo. Magari non c'erano neanche i vasi. Però. Cioè Acqui Terme, cioè, se, ci se ci sono dei turisti non lo so se ci sono, però se vedono la, la stazione, poi la stazione serve, no? Certo, certo. No, poi anche Acqui Terme eh, è molto curato. Io a volte sento la gente dei paesi vicini, cioè, tanti si lamentano, l'orologio all'interno della stazione è stato per anni fermo, eh. per anni. E adesso, un mese fa, quando sono stata da qui, c'era un orologio sopra la biglietteria, guasto. E' bello vedere perché, perché... era scritta guasto, invece eh, Beh, sì. attesa, è rimasto o tre anni... Certo. fermo e senza la scritta, la scritta um, guasto. Però, Però Rosa, è bello vedere questo. che tu, che non abiti ad Acqui, ti informi e vuoi sapere il no, perché ma, non ci sia questa pulizia. perché è colpa dei politici perché era il 23 di maggio e li ho incontrati in Corsa Italia, c'era pure il mercato e tutti lì, indaffarati, educati, non sapevano se dare il volantino, a chi darlo, a chi non darlo. Ma non, proprio non mi hanno ignorato. Però, io allora, senti, Rosa, mi... io conosco il sindaco di Acqui. Ho telefonato perché mi hanno ignorato. No, so, ma ma ci mancherebbe. Io che ti dico conosco il Sindaco di Acqui, quindi adesso lasciamo questi tre minuti. Al prossimi tre minuti andremo proprio dal Sindaco di Acqui e chiederemo perché, perché la stazione è così abbandonata, così in degrado, che poi diciamo è il simbolo di Acqui Potrei perché chi viene a Acqui. Vai, dai, tu dammi me, la tua risposta. Allora, vai. perché il Sindaco e sì. tutti gli amministratori sì. di Acqui, ma non soltanto quelli di Acqui, di Ovadi, di tutte le città. Eh, quando non so se escono, forse non escono mai a piedi. Ma anche se uscissero a fare qualche passata a piedi, non vedono nulla, non guardano, non, non vedono niente. Niente, niente, non, sento, non vedono niente, niente. niente come i cavalli. Hanno... Eh, sì, sì, <ride> hanno, no, no, no vedono, non vedono, a parte che non è a piedi, è difficile vederli. Ci vediamo ai prossimi tre minuti, e andremo proprio dal sindaco di Acquiterre. Ah, grazie, Rosa, e grazie sì. per aver telefonato. Ci vediamo alla prossima. E noi restiamo in tema e continuiamo a parlare di trasporto pubblico locale. Sulla scia di quanto sentito proprio poco fa nei tre minuti con Alessandra Della Ca ha intervistato il neoconsigliere in regione Piemonte Paolo Mighetti. Torniamo a parlare anche oggi di trasporto pubblico locale. Ospite qui in studio Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle, neoconsigliere in Regione Piemonte, lei è acquese. Sì. Quindi colleghiamo subito il discorso al suo territorio e ricordiamo, riflettiamo sul fatto che in un momento così di crisi in cui le persone probabilmente vorrebbero prendere un mezzo di trasporto anziché usare che so io l'automobile, si ritrova invece a dover scegliere che cosa. Dovrà scegliere di utilizzare il trasporto privato perché il servizio chiaramente è sempre più carente. Questo è un grosso problema, specie nelle aree come l'Arquese e altre aree del, della provincia, che sono marginali e hanno difficoltà di trasporto eh, molto gravi, in sostanza. Chiaramente, è un periodo in cui i eh, ehm, soldi pubblici ce ne sono pochi ma eh, bisogna rivedere il sistema in generale per ottenere nuove risorse e dare un servizio all'utenza che è cambiato. Il trasporto pubblico locale quindi non ha i giorni contati. Quali le strategie da portare sul territorio grazie anche all'aiuto in questo caso della Regione? Ma chiaramente bisogna fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Nel passato si è eh, continuata a utilizzare una strategia ormai vecchia di 30-50 anni. Eh, bisogna cambiare quella che è la filosofia dei, eh, dei mezzi di trasporto, bisognerà cambiare quella che è la, eh, la funzione del, dei, singoli, dei singoli mezzi, specialmente le autolinee, eh, prevedere dei mezzi innovativi, dei sistemi innovativi con eh, servizi per esempio a prenotazione, a chiamata, anche in base alle esigenze dei piccoli comuni. E poi chiaramente è importante l'integrazione col trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario è anch'esso vittima dei tagli, ma chiaramente eh, deve, essere maggiori, eh, deve essere un intervento pubblico diciamo, a carattere più nazionale, che prevede eh, lo stanziamento di fondi per le linee locali, per eh, consentire ai pendolari di avere un, un ritorno sul trasporto. L'incanto delle donne del mare, fotografie Giappone 1954. È il titolo della personale di Fosco Maraini in calendario fino al 21 settembre al Museo d'Arte Orientale di Torino. In mostra 30 scatti. Tratti dal reportage fotografico che uno degli intellettuali più appassionati alla cultura giapponese realizzò negli anni 50. Allora, vediamo le immagini e sentiamo invece la voce di Carla Ruffino. Antropologo, fotografo, scrittore e poeta, nel 1954 Fosco Maraini viaggiò verso le isole di Ekura e Mikuria, al largo delle coste occidentali del Giappone, dove viveva, secondo una tradizione antica, il popolo degli Ama. Erano pescatori, in particolare di un mollusco chiamato Awabi, su cui si basava la loro sussistenza economica. La pesca era un'attività riservata alle donne che la praticavano immergendosi fino a 20 metri di profondità in apnea. Mareini realizzò un reportage che fece storia, fotografie in bianco e nero delle donne a seno nudo appena uscite dall'acqua o sott'acqua mentre si immergono con il loro pugnale a forma di sciabola stretto in mano. Oggi esistono ancora poche donne ormai anziane che svolgono questo compito ma con attrezzature più moderne. Per questo il lavoro di Fosco Mareini, oltre all'innegabile qualità delle fotografie, è considerato ancora oggi preziosissima testimonianza di un mondo scomparso. I 30 scatti tratti dal reportage giapponese sono il cuore della mostra L'incanto delle donne del mare in calendario fino al 21 settembre al Mao di Torino. Le istantanee sono accompagnate dalla proiezione del documentario realizzato dallo stesso Maraini e considerato per lungo tempo perduto, sino al recupero e al restauro realizzato dal Museo delle Culture di Lugano, con cui il Museo d'arte orientale di Torino ha da poco avviato un rapporto di collaborazione. I visitatori inoltre possono vedere le attrezzature realizzate su indicazione di Maraini per le riprese subacquee e una selezione di volumi conservati presso il gabinetto scientifico e letterario Viesseux che promuove, per volontà dello stesso Maraini, il suo patrimonio fotografico e librario. Tra poco vi lasciamo alla pagina sportiva curata da Gianluca Ardiani e vedremo le suggestive immagini di Cittadella Sotto la Luna, gara podistica organizzata da Alessandria Dalfai, il Fondo Ambiente Italiano che si è svolta nei giorni scorsi attorno ai bastioni della storica fortezza settecentesca. Poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito, arrivederci. Il suggestivo scenario della cittadella di Alessandria, illuminata dalle luci del tramonto, ha ospitato Cittadella Sotto la Luna, evento organizzato dalla delegazione alessandrina del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, da sempre attivo nel valorizzare i luoghi del cuore della città, con eventi all'insegna dello sport e del rispetto per la natura. In programma la gara podistica competitiva di 5 km circa, valida come prova del campionato provinciale UISPE e una camminata non competitiva di 2,5 km aperta a tutti, con un giro completo dei bastioni per una sana sgambata da effettuare ammirando il panorama circostante. E per chi non si è voluto accontentare dello scenario offerto dalla Fortezza settecentesca, il gruppo Strofili ha messo a disposizione alcuni telescopi per osservare meglio la Luna al termine della gara. A vincere la corsa competitiva in 17 minuti e 19 secondi Mamadouya lì, davanti a Stefano Davide, fresco campione europeo di cross triathlon nella categoria 25-29 anni. Terzo gradino del podio per Giorgio Costa. Tra le donne, vittoria per Laura Costa, seconda piazza per Elisabeth Garcia e terza Ilaria Zavanone.